Notaresco che riparte dal numero uno, tra i pali Clevis Sciba, che ha deciso di rimanere qui in terra rossoblù per dare una mano in un momento forse di difficoltà, Clevis. Sì, è cambiato un po' tutto. Ho deciso di stare qua perché so che qua si fanno le cose come si devono fare. È una nuova società, nuovo mister, quindi ho deciso di ripartire da qui. Ormai è il terzo anno, mi trovo, come posso dire, a casa, quindi con delle persone meravigliose qui che lavorano giorno e notte, ho deciso di continuare con loro. Ascolta, rispetto agli altri anni, ovviamente sai benissimo, sapete benissimo che sarà un campionato ancora più particolare e più difficile. Perché? Perché sono andati via giocatori importanti, però ecco, c'è l'intenzione a livello mentale e non solo, perché l'abbiamo visto durante la preparazione, anche a livello fisico. Avete, ecco, tutta la volontà di dar filo da torcere a tante squadre che sulla carta per ora sembrano più attrezzate. Sì, assolutamente. Sarà un campionato difficile perché ci sono squadre come Fano, San Benedettese, Teramo, vediamo con il da farsi che sono squadre attrezzate, però vedo questi ragazzi che hanno voglia, che l'importante è quello. Poi il campionato di Serie D lo conosciamo, bisogna dare il massimo agli allenamenti e poi dopo la domenica ci vuole anche un po' di fortuna, quindi. Però mi sta piacendo l'atteggiamento del gruppo, è un atteggiamento positivo, il mister è un allenatore molto preparato, quindi c'è tutto il materiale per fare bene. Ascolta, ci siamo posizionati qui, no, nella tua zona. Ovviamente, come negli altri anni, farai di tutto per rendere pulita e immacolata la rete che è alle tue spalle. Però vedi già una squadra, favorita rispetto alle altre, che ha casomai anche lì davanti, nella zona dove, a te interessa di più, una punta centrale, un attaccante, quello capace di far gol, che può darti letteralmente più fastidio rispetto agli altri. Ma secondo me c'è Fano, Sambe e Pineto su tutte. Hanno preso tutti i top player in Serie D. Non scordiamoci che Francesco Maia ha firmato a Pineto, che per me è uno degli attaccanti più completi forse della Serie D. C'è Cardella, San Benedettese, e Padovani e Alfano, quindi sono giocatori di caratura importante. Però noi non ci dobbiamo fare questi problemi. Abbiamo parlato col mister, siamo pronti a tutto. Poi non si sa mai, Tutto può tutto può succedere. succedere. Noi l'importante è lavorare, mettere benzina nelle gambe e arrivare alla prima di campionato preparati. E questo credo che sia fondamentale dopo settimane in cui in tanti hanno detto il Notaresco non riparte, il Notaresco è in difficoltà. Invece, anche grazie al sindaco, come ha detto l'allenatore, c'è stata la volontà di far ripartire questa nuova avventura. A livello personale, io immagino che il tuo telefono sia stato bersagliato da chiamate su tutti i fronti. Ci puoi raccontare qualcosa, qualche chiamata particolare che poi hai rifiutato, non solo ovviamente per una questione tecnica, ma anche per una questione d'affetto, d'amore nei confronti di Notaresco? Sì, io ho avuto diverse offerte, però quando ho parlato con loro, sai, a me l'importante è arrivare al cuore. E allora in bocca al lupo e buon campionato, Clevis. Crepi il lupo. Grazie, grazie mille.